La bellissima immagine di San Francesco di Paola è uscita alle 15 in punto dalla chiesa nei pressi di Porta Carmine con il sottofondo dello scampanio e delle note della banda musicale. La processione ha quindi percorso le principali vie di Erice, accompagnata da tanti fedeli. Tra i momenti più belli e carichi di significato c'è sicuramente il passaggio nel Balio, dove il santo viene rivolto verso le terre sottostanti in segno di benedizione. Si tratta di una ricorrenza molto sentita dalla comunità montisa che ogni anno si occupa della processione di San Francesco di Paola e che porta indietro nel tempo, quando l'allora Monte San Giuliano era legato al lavoro nei campi in tutta la vasta valle chiamata oggi Agro Ericino e le preghiere sono le stesse di tanto tempo fa. Donaci una stagione clemente, donaci i frutti della terra e del lavoro. Dona a tutti saggezza e prosperità e salute. Salve, Signore. Santupace, oltre ad essere il protettore di chi va per mare, è infatti anche il patrono di chi lavora nei campi. Un sottile filo, carico di fede e tradizione, lega dunque mare, monti e campagne nel nome di San Francesco di Paola. Viva!